Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Quinto quaderno. Paragrafi 1568-1572. O mio Gesù, credo alle tue parole e non ho più alcun dubbio a questo riguardo. Poiché in un colloquio con la Madre Superiora anch'essa mi ha detto che dovevo scrivere di più sulla tua misericordia. Le sue parole sono state in pieno accordo con la tua richiesta. O mio Gesù, ora comprendo che se esigi qualche cosa da un'anima, dai ai superiori l'ispirazione di concederci la possibilità di eseguire le tue richieste, anche se capita che non sempre si ottenga subito. Talvolta la nostra pazienza è messa alla prova. O amore eterno, o Gesù, che ti sei chiuso in quest'ostia, celando la tua divina maestà e la tua bellezza, lo fai per darti tutto alla mia anima e non spaventarla con la tua immensità. O amore eterno, o Gesù, che ti sei nascosto nel pane, eterno splendore, inimmaginabile sorgente di felicità e di gioia, che vuoi essere il mio paradiso in terra, e lo sei quando mi comunichi il tuo amore divino. O Dio di grande misericordia, bontà infinita, ecco che oggi tutta l'umanità grida dall'abisso della sua miseria alla tua misericordia, alla tua compassione, o Dio, e grida con la voce potente della propria miseria. O Dio benigno, non respingere la preghiera degli esuli di questa terra. O Signore, bontà inconcepibile, che conosci perfettamente la nostra miseria e sai che non siamo in grado di innalzarci fino a te con le nostre forze, ti supplichiamo, previenici con la tua grazia e moltiplica incessantemente su di noi la tua misericordia, in modo che possiamo adempiere fedelmente la tua santa volontà durante tutta la vita e nell'ora della morte. L'onnipotenza della tua misericordia ci difenda dagli assalti dei nemici della nostra salvezza, in modo che possiamo attendere con fiducia, come figli tuoi, la tua ultima venuta nel giorno noto soltanto a te. E speriamo, nonostante tutta la nostra miseria, di ottenere tutto ciò che ci è stato promesso da Gesù. Poiché Gesù è la nostra fiducia, attraverso il suo cuore misericordioso, come attraverso una porta aperta, entreremo in paradiso. Ho notato che fin da quando sono entrata in convento mi è stata fatta sempre una sola critica, e cioè che sono santa. Tale nomignolo mi veniva dato per burla. In principio la cosa mi dava molto fastidio, ma quando mi sono innalzata un po' di più, non vi ho fatto più caso. Però, quando in un dato momento, a causa della mia santità, venne colpita una certa persona, la cosa mi dispiacque molto, per il fatto che altri dovevano avere dei dispiaceri per causa mia. Cominciai allora a lamentarmi con Gesù perché era così,
Ed il Signore mi rispose: Ti rattristi per questo? Dopotutto lo sei. Fra non molto, io stesso lo manifesterò in te, e pronunceranno la stessa parola santa, ma ormai soltanto con amore. Figlia mia, ogni volta che senti l'orologio battere le tre, ricordati di immergerti tutta nella mia misericordia, adorandola ed esaltandola. Invoca la sua onnipotenza per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell'ora che venne spalancata per ogni anima. In quell'ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri. In quell'ora fu fatta grazia al mondo intero. La misericordia vinse la giustizia. Figlia mia, in quell'ora cerca di fare la via crucis se i tuoi impegni lo permettono, e se non puoi fare la via crucis, entra almeno per un momento in cappella ed onora il mio cuore che nel Santissimo Sacramento è pieno di misericordia. E se non puoi andare in cappella, raccogliti in preghiera almeno per un breve momento là dove ti trovi. Voglio il culto della mia misericordia da ogni creatura, ma prima di tutto da te, poiché a te ho fatto conoscere questo mistero nella maniera più profonda. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente.